Ehi, Katy! Tutti sono in cerca dell'anima gemella. Tutti hanno voglia di innamorarsi. E tutti sanno che prima o poi l'amore arriverà. Non ci crederai. Ma sembra che sia arrivato anche per me. Cercatura pesce, cercatura donna! E finalmente anch'io ho trovato la mia anima gemella. Mettila giù! Lena è la mia ragazza! No, violenza! Allora fai la tua scelta. Sì! Donna, fare scelta! Svegliarsi con questo dilemma non è salutare. Adi, bye, bye. Sai, mia madre ha detto di dirti che non vede l'ora di fare la tua conoscenza. Lei è felice della nostra storia. Lo so, sono stata una vigliacca a rinnegarti di fronte a mio padre. Sai quanto mi dispiace. Quanto a lungo dovrai ancora farmelo pesare? Lungo. È che non riesco a capire perché una donna adulta debba vergognarsi di aver iniziato una nuova relazione affettiva. Mio padre è un essere perfetto, Metin. Perfetto. La sua macchina, la sua fabbrica di bottoni. Persino la sua protesi, assolutamente perfetta. Lui è sempre riuscito a farmi sentire come un cavolo in una serra di rose. Comunque non avresti dovuto cacciarlo in quel modo. Questo mi fa sentire a disagio. Io con lui ho chiuso per sempre e non ho più niente a che fare con quell'uomo. Non lo considero più mio padre. Grazie, Turca. Questa sono io. Felice. Prima che mia madre si innamorasse e la mia vita andasse in frantumi. E adesso vivo in una famiglia allargata, un incubo del quale avrei fatto volentieri a meno. Katy, hai ragione, devo usare la testa. Credo che l'attrazione che provo per Cem sia solo un pretesto perché non voglio ammettere che Axel è il ragazzo giusto. Devo avere il coraggio di decidermi. Non vedi che è occupato? Ti stai spogliando? Stai facendo la pipì? E allora? Mi è del tutto indifferente. Non è vero che penso a lui. Non mi ricordo neanche più come si chiama. Cem. Ehi, hey, Lena, che cosa stai facendo? Va tutto bene? Stavo annusando la maglietta per sentire se oggi posso metterla. Ha un buon odore. No, Axel, questa maglietta è sporca, sporchissima, ballavata. Puzza, non lo senti? Coraggio. Deciditi, Lena. Adesso, subito. Axel, ti amo. Davvero, tantissimo. Sì, ti amo anch'io. Senti, sei riuscita a parlare con Cem? Cem? Perché devo parlare con Cem? Sono curioso di sapere com'è andata. Sai, in ospedale, Ching non mi ha più richiamato. È vero, Cem e Ching. No, io e Cem abbiamo vite differenti, non ci vediamo mai. D'accordo. Non hai risposto alla domanda che ti ho fatto, comunque. D'accordo. A te interessa Lena, a me piace Axel. Questo è il problema. Serve una soluzione. Hai da proporre qualcosa? Sentiamo. Ci mettiamo insieme. Io e te. Eh? E questa sarebbe la soluzione? Se vuoi possiamo fare sesso, ma non ho nessuna voglia di mettermi con te. Non sei mio tipo. Sei così ignorante e stupido. Cosa credi? Si chiama gelosia, Cem. Non è niente di grave. Eh? Sì? Sì? Sì, sì. Sì. Stanno insieme. Cem e Ching stanno insieme. Bene. Così non l'avrò più tra i piedi e non dovrò più decidere.
Ma che dico? Non c'è più niente da decidere. Io ho già deciso. Ho scelto Axel. Sì, glielo chiedo. Vogliono uscire con noi. Sai, come se volessero ringraziarci. Uscire insieme? Mm-hmm. Non se ne parla. In che senso? Non mi va. Voglio stare con te. Voglio recuperare tutto il tempo che abbiamo perso quando eravamo solo amici. Oh, Lena, che pensiero carino. Pronto? No, non se ne fa niente, no. No, dice che non se la sente. Ci sentiamo domani. Ok, via libera, ora puoi andare in bagno. Bene, nonno si può dare una rinfrescata. Se arriva qualcuno, fatemi un segnale. È difficile saltare fuori dalla vasca con una gamba sola. Ti rendi conto di quello che stiamo facendo? Se mamma scopre che lo stiamo nascondendo, ci uccide. Tranquillo, è talmente svampita. Ma a che cosa ti serve il buono talco? Stiamo andando a fare un picnic. Quando vado in bicicletta sudo e quando sudo mi si irrita la pelle. Ma dov'è finita la mia borsa? Oh no, no. Tutto a posto, carotina? Mamma ti vuole bene. Ah, Lena? Hai dimenticato in giro una gamba. Tu sei nascosto qui da 4 giorni. Sono stati loro ad aiutarti? Con te faremo i conti dopo. Sono molto lieto di conoscerla. Metin Öster. No, questo non è il momento adatto. Non insistere, ti prego. Prendi la tua roba e vattene. Ho il diritto di conoscere il mio secondo nipotino. Sì. Tuo nipote ha sempre gradito le tue cartoline di auguri per Natale, anche se in realtà è la tua segretaria a firmarle. Non puoi cacciarmi via, sono tuo padre. Stia tranquilla, nessuno vuole cacciarla via. Io invece voglio che te ne vada adesso. Il turco si intrufola in tutte le tue cose? Sì, decidiamo tutto insieme perché lui è il mio compagno. Viviamo insieme. Ma ora vuoi decidere solo tu? Oh. È il mio cellulare. Quello suo non funziona. Aspettavo una chiamata urgente di lavoro. Ora lasciatemi solo. Guai a te se ti azzardi di nuovo a toccare il mio cellulare. Schneider. Salve, signora Ebers, come va? La sua segretaria? Sì, mio padre è passato a trovarci, ma si fermerà al massimo altri 10 minuti, non si preoccupi. Abbiamo già prenotato il taxi. I bottoni non possono aspettare. Come ha detto? Quando volevo uccidermi, tua madre in terapia mi diceva che non dovevo disperare perché prima o poi sarebbe arrivato qualcuno che avrebbe cambiato la mia vita. Invece si sbagliava. Si sbagliava in che senso? Tu sei più di qualcuno. No, davvero. Senza di te non credo che potrei vivere. E voi che cosa ci fate qui? Oh! Una gita romantica. Bancarotta? È fallito. La sua segretaria ha tentato di salvare il suo quadro preferito, ma hanno sequestrato anche quello. Gli hanno portato via tutto. È una notizia terribile. Sì, è terribile. Ora come faccio a liberarmene? So perché sei venuto qui. Ma voglio che sia tu a dirmelo. Doris. Quando avevo 10 anni, quest'uomo mi costrinse a seguire un corso di contabilità in una scuola serale, rubando la mia infanzia e la mia spensieratezza. Io non potevo divertirmi, dovevo dedicarmi solo a cose utili. E fino a ieri è andato sbraitando che la mia vita era un fallimento. Questa vittoria è più che meritata. Coniglietto è anziano e ha perso una gamba combattendo in guerra. Ha avuto un incidente, non ha combattuto in guerra. Questo non è vero, non è mai stato approvato. Cem, copriti presto! No, perché devo coprirmi? Ti prego, fa come ti dico, poi ti spiego. Che cosa stanno facendo? Non lo so, hanno sempre da discutere. Allora devi dirmi perché. Perché, ecco, perché Axel si è accorto che stavo annusando la tua maglietta.
Volevo solo essere certa che andasse lavata davvero. Tu sai quanto ci teniamo a non sprecare l'acqua. Stavo facendo una cernita. Maxwell potrebbe sospettare che la stessiano usando perché, per qualche ragione, sarei attratta da te. E questa è un'idea assolutamente ridicola. Certo, è ridicola. E allora perché cerchi sempre di evitarmi? E tu perché hai fatto a botte con Axel? E perché ogni volta che parli con me balbetti? Questo no. Eh? Questo non è affatto vero, cacchio! Pensi davvero di essere così terribilmente irresistibile? Penso di cavarmela. E tu lo sai. Ora, se permetti, ho una ragazza che mi aspetta. Il tuo impero si è sgretolato. Sei rovinato. Sei un fallito, hai fatto bancarotta. Perciò hai bisogno di me. Vado da Suna, lì almeno c'è qualcosa da mangiare. Sono disposta ad aiutarti a patto che tu sia disposto a dire scusami Doris per tutti i torti e le angherie che hai dovuto ingiustamente subire. Sono stato un pessimo genitore. Sbagliavo quando dicevo che la tua vita è un fallimento. Quell'unico vero fallito sono io. In tutta la mia vita non ho mai avuto problemi. Questa cosa sarebbe? Una specie di guerra psicologica? Che stavi facendo con Chandler? Io? Niente. Evitava il tuo sguardo, si toccava i capelli? È quello che fanno le ragazze innamorate. Non lo so, forse. Sì, ma di che cosa discutevate con Chandler? Voglio fare l'amore con te. È lui quello giusto, è lui quello giusto. Deve essere lui. Te lo puoi scordare. Stanno litigando. Hai sentito? Le ragazze sono fatte così. Lena non verrà mai a dirtelo. Chi se ne frega, peggio per lei. Io non faccio il primo passo, ehi, non sono mica scemo. Di che parlano? Parlano di te, Cem. Devi dire qualcosa a Cem. No. Non devo dire niente a Cem. Io sto bene con te. L'hai sentita? Dice che sta bene con lui. Sai che non è vero. Sai che non è vero. Forse sono solo confusa. Tu mi piaci, Axel, veramente. Ma anche per lui sento qualcosa. Allora, tutto quello che dicevi, che avevi capito? Che siamo fatti l'uno per l'altra. Sono tanto confusa. Axel, ora sei convinto? Axel! Ti sta aspettando. Avanti. Io voglio che tu sia il mio ragazzo, Axel. Veramente lo voglio. Solo che ti considero come un fratello. Lui è tuo fratello. Fratellastro. Ora basta, Ching, smettila! Voi cosa volete? Niente. Vigliacco! Lena, Cem e io non stiamo insieme. Lui è innamorato cotto di te. In realtà volevamo solo farvi ingelosire. Ora sei tutto, regolati come vuoi. Io resterò zitella. Cem mi ama. Sei un animale. Lui mi ama e Axel mi odia. Ma lui mi ama. Vattene! Permesso, questa è la mia camera. Smettila di fissarmi. Non riesco a fare altro. Sento che sto per svenire. Ma
Maledetto beduino. Stupida sciampista. 52 12 345. Devo chiamare Axel. Devo chiamarlo subito e dirgli che... come bacia bene. This money got my whole team. Get your bread, we can ride. Hit the scene till the Saturday night. Noel said, we gotta get it right. The clip is keep my game. Ain't nothing changed but my Mio padre se n'è andato. Ha preso le sue cose e se n'è andato. Non sopporta l'idea di aver bisogno di me. E gli sarebbe bastato chiedermi perdono. Ma che? Beh, ce ne siamo liberati. Sai, una volta ho avuto un caso. Un figlio doveva identificare il cadavere della madre. Era morta annegata mentre faceva il bagno nel canale. Non la vedeva da 20 anni a causa di un litigio familiare. Ricordo che al funerale disse, malgrado tutto le volevo bene. Ma lo disse troppo tardi. Mi colpì. Mentre la seppellivano piansi. Che idea fare il bagno nel canale? Doris, non si nega il perdono alle persone che amiamo. Nella mia macchina. Devi darmi un passaggio alla stazione. Io non accetto ordini, soprattutto da te. Non c'è bisogno di gridare. Questa è la mia macchina, quindi faccio quello che mi pare e piace. Se ho voglia di gridare, grido! Cerca di calmarti. Sai che cosa devi dirgli, allora diglielo. Ti voglio bene. Anch'io te ne voglio, piccola decerebrata. Ho i miei dubbi. Tu non hai mai dimostrato di interessarti alla mia vita e scommetto che non ricordi niente della mia infanzia. 1970, 3 settembre. Mi piace andare a scuola. La nuova maestra è gentile e odora di lumaca. Così dicesti. Ti potremo sistemare su in mansarda, ma niente televisione in camera. Starò benissimo, grazie. Tutto chiarito? Sì? Axel Mende? Sì, certo, è un mio paziente. Che lo so che stai facendo finta. Non faccio finta, non so che dire. Di quello che ti va di dire. Ho ferito Axel, era sconvolto, avrà pianto tutta la notte, perciò finirò all'inferno. Non finirai all'inferno, cos'altro pensi? Voglio tanti, tanti baci. Ti devo parlare. Cem, scusa, adesso devo andare. Grazie per il libro. Ha chiamato l'assistente sociale di Axel. Ha avuto un incidente. Non ho capito bene la dinamica dell'incidente. Sembra che per schivare una macchina sia stato investito da una bicicletta. Comunque, adesso è in ospedale. È grave. Voleva uccidersi, è colpa mia. Che cosa stai dicendo, carotina? Sì, è colpa mia. Prima l'ho illuso, poi l'ho lasciato.
Lui mi ha detto che non può vivere senza di me. Non pensavo sarebbe arrivato a questo. È il suo secondo tentativo di suicidio. Avrei dovuto capirlo, sono la sua terapista. Dobbiamo fargli sentire il nostro affetto. Ora so quanto ha bisogno di me. Non lo lascerò mai più. Siamo in paradiso. No, solo in un ospedale. Sta tranquillo, non ti lascerò mai più. Ora sono qui. Allora? Si è gettato sotto una macchina. Però è sopravvissuto, giusto? Allora puoi stare tranquilla. C'è. Per festeggiare facciamo qualcosa di bello. Puoi scegliere tu. Per quanto mi riguarda, sono anche disposto ad andare sui pattini. C'è, non possiamo stare insieme. Ho capito quanto Axel abbia bisogno di me. Io non me la sento. Tu non sei innamorata di lui, ti fa pena. Quello si butta sotto a una macchina. Zack! E riesce a ottenere quello che voleva. Lo odi fino a questo punto. Io so solo che non è giusto. Allora mentivi. Non è vero quello che mi hai detto. Credo di aver fatto confusione. Certo, hai fatto confusione. Ciao, Katy. La telecamera ha la batteria scarica, perciò sarò breve. Oggi è stata una buona giornata, nessuno ha parlato a pranzo. E io ho avuto il tempo di riflettere. Nils continua a fingere che mamma cucini bene. Lei e Mitin vanno d'amore e d'accordo e di lasciarsi non se ne parla. Mamma si sta rendendo conto di quanto sia snervante un genitore. Yagmur? Beh, mi ci sono affezionata. Malgrado sia una suora in versione turca. Quanto a me, viaggio a vele spiegate nel mare dell'incertezza. E le onde sono alte. Ti voglio bene.